Duro colpo al traffico internazionale di droga. I carabinieri di Vibo Valentia e di Firenze hanno eseguito a Vibo, in provincia di Firenze e in altre città italiane 18 misure cautelari, 11 in carcere e 7 divieti di dimora nei confronti di appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Indagate oltre 60 persone. Si tratta della maxi inchiesta Rinascita Scott, che si è conclusa con lo smantellamento di un'associazione di matrice ndranghetista. Un vero e proprio cartello dedito al traffico di droga, affermano gli inquirenti, che si approvvigionava attraverso canali fino al Brasile e all'Albania.